È stato presentato dall'ufficio turismo del comune di Fano il nuovo progetto Fano Città di Vitruvio. Si tratta di una serie di strumenti, come spiega l'assessore Etienne Lucarelli, che daranno ai visitatori l'opportunità di conoscere nel dettaglio la città di Fano, la storia e i luoghi della cultura. Il progetto Fano Città di Vitruvio è un progetto importante perché darà la possibilità a tutti i visitatori in arrivo della nostra città di conoscere le nostre bellezze storiche, divise in quattro sezioni: la città romana, la città malatestiana, la città rinascimentale e la città barocca. L'idea è quella di rendere tangibile un racconto, le suggestioni che arrivano dalla nostra storia e anche dagli ultimi ritrovamenti, con una serie di strumenti. Uno fra tutti la possibilità ovviamente di contattare una guida abilitata e di fare in gruppo una visita guidata. Un secondo strumento è la visit card che abbiamo realizzato e acquistandola darà la possibilità anche da soli di poter fare una visita guidata alla città di Vitruvio, alla città marinara, che parte tutti i sabati pomeriggio alle ore 18 e tutte le domeniche mattina alle ore 10:30. Inoltre, un'altra possibilità per scoprire i luoghi della cultura, continua l'assessore, è quella di scaricare l'applicazione Visit Fano, dove attraverso il tasto Around Me sarà possibile visitare le bellezze culturali della città direttamente dal proprio cellulare. Una serie di strumenti, di contenuti multimediali, basta scaricare nel telefono la nostra applicazione Visit Fano. All'interno avrete i vari luoghi da visitare e in ognuno di questi luoghi un video digitale che vi racconta i luoghi all'aperto, i luoghi al chiuso, insomma le grandi suggestioni che dà il racconto della nostra storia. Ecco, l'obiettivo era proprio quello di dare forza alle nostre importanti identità fanesi e il motivo per cui da questo inizio anno abbiamo cominciato una promozione specifica nei mercati internazionali per noi molto importanti. Abbiamo aperto un rapporto ad esempio con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, una convenzione che ci porterà a contatto con i tour operator francesi, ma anche con il MIE, con il Movimento degli Italiani all'Estero a Londra, insomma una serie di rapporti che con l'obiettivo di crescere il turismo estero, che per noi è molto importante. Una chiara visione di quello che si vuol dare alla città, conclude Lucarelli, ovvero far emergere le identità fanesi che abbiamo, raccontarle al meglio e far crescere il mercato del turismo. Il mercato straniero peraltro rappresenta una grande opportunità per la città di Fano, perché mentre in Italia il mercato straniero pesa circa un 40-45%, nelle Marche e nella città di Fano ancora non arriviamo al 20%. Ecco, poterci promuovere in questi mercati significa avere la potenzialità di far arrivare sicuramente molte più persone e quindi far crescere il turismo locale.